Ciao a tutti, nuova recensione, nuovo film che ho visto al cinema ed è Felicità di Micaela Ramazzotti. Allora, devo dire che questo film, da quando ho visto per la prima volta i trailer, lo attendevo con una certa, diciamo, ansia, nel senso che comunque era un film che attendevo molto e soprattutto. Secondo me, appunto, era da vedere in sala. Tra l'altro, questa è la prima opera di Micaela Ramazzotti. È stato anche premiato al Festival del Cinema di Venezia. Quindi è un film che comunque già appunto da quando, ripeto, ho visto i primi trailer mi davano una certa curiosità. Appunto speravo anche che al Festival di Venezia avesse avuto un certo successo, infatti lo ha avuto, perché è un film che come ho detto prima, al Festival di Venezia è stato premiato. Adesso vi dico il premio giusto perché non mi ricordo il nome. Il premio a Micaela Ramazzotti, che appunto è un premio, mi sembra del pubblico, però non vorrei dire una cavolata. Adesso ho una piccola amnesia, però. Ecco, premio degli spettatori Armani Beauty a Venezia 88, all'88esimo Festival di Venezia. E durante la promozione, durante la, scusate, la premiazione, lei ha spiegato che questo progetto ce l'aveva, diciamo, nel cassetto da qualche anno. Però adesso era arrivato il momento giusto per farlo. E difatti posso dire che come opera prima di Micaela Ramazzotti sono rimasto veramente stupito. Dai primi trailer il film mi era piaciuto, però posso dire che adesso che l'ho visto è forse il miglior film di un regista esordiente. Scusate, il mio film di un regista emergente di quest'anno, perché ho visto diversi film di registi emergenti, di attori che sono diventati registi. Devo ancora vedere, appunto, appena uscirà quello di Claudio Bisio, però questo veramente mi ha stupito. È una storia che cioè, mette sì malinconia, però fa anche riflettere. È molto drammatico, però diciamo che ormai siamo abituati a vedere la Ramazzotti fare film drammatici, cioè in ruoli appunto non magari comici, ma ruoli appunto abbastanza drammatici, a parte il film con Carlo Verdone che era un po' Posta in piedi in paradiso, ma anche qualche altro film che adesso non mi viene in mente. Comunque, per farla breve, il film parla di questa famiglia dove ci sono marito e moglie con i figli. Il marito è interpretato da questo padre di famiglia interpretato da Max Tortora e la moglie è invece Anna Galiena. E lui è uno showman, è un uomo che vuole fare a tutti i costi successo, vuole diventare qualcuno. La moglie, diciamo, segue un po' tra virgolette il marito. I figli invece, c'è il figlio maschio che
purtroppo è malato, ma i genitori non se ne accorgono oppure non se ne vogliono accorgere, più che altro. E invece la figlia femmina, che è appunto interpretata da Micaela Ramazzotti, ha deciso di lasciare la casa dei genitori e andare a vivere col compagno, che è appunto interpretato da Sergio Rubini. Il figlio, come ho detto, è malato, però la mamma lo cura a modo suo, gli dà le pastiglie come vuole lei, le punture, le tutto, cioè gli fa una cura a modo suo. In più il padre vuole che faccia a tutti i costi un lavoro, continua a ripetergli che è una nullità, che è questo appunto, questa cosa qua purtroppo, ecco, fa riflettere, perché purtroppo ci sono famiglie così, è brutto dirlo, ma è purtroppo è così. E il figlio appunto arriva anche a fare delle cavolate, però diciamo che i genitori non gliene frega niente. L'unica che invece gli interessa veramente qualcosa è la sorella, appunto, Michele Ramazzotti. Ma nel frattempo lei vuole avere un rapporto con i suoi genitori. Non vuole appunto rompere il rapporto, non vuole litigare, anche se sa che comunque i genitori la pensano appunto in un certo modo. Il padre è un tipo padre padrone, no? Uno di quelli che fai quello che dico io e basta, cioè non dà la libertà di scegliere ai propri figli. Infatti il compagno se ne accorge fin da subito. Tra l'altro, lei racconta nel film che un anno prima, in cui è ambientato il film, hanno litigato durante il Natale, quindi diciamo che non si possono vedere tra famiglie. Quindi c'è un conflitto quasi tra addirittura arriva a questo conflitto arriva tra i due fidanzati, perché lui non può vedere assolutamente lei che si sottomette ai genitori, che fa tutto ciò che dicono loro, e invece lei però nel frattempo, come ho detto, non vuole disfare il rapporto che c'è con loro, che c'è con i genitori, e insomma lei lo fa un po' per il quieto vivere, quindi si ritrova in una situazione molto complicata. E comunque questa è un po' la storia del film, la trama. Non voglio svelarvi altro, perché secondo me lo dovete vedere, lo dovete vedere al cinema, andate a vederlo perché è un film fantastico. È un film che, come ho detto prima, fa riflettere, è triste, drammatico, struggente, è scritto bene, parliamo di qualcosa di tecnico, girato benissimo, è veramente girato bene, scritto bene, i personaggi sono fantastici, arrivi addirittura qualcuno a odiarli, però sono scritti veramente bene, sono veramente scritti bene. Addirittura quando a un certo punto i due, diciamo, sia la Ramazzotti che il fratello, ti fanno un po' tenerezza, perché si ritrovano in una situazione che non si doveva mai arrivare. E appunto è un film
film che dove appunto ti coinvolge dall'inizio alla fine, non ti annoi mai, assolutamente. È un film fantastico, è un film italiano veramente ben fatto. È un film che ha una potenza e appunto colpisce lo spettatore, colpisce sia nel soprattutto mentalmente, perché comunque fa riflettere, sia nell'emozione, cioè perché comunque è un film che come cioè, piangi forse dall'inizio alla fine, perché non, ripeto, riesci riescono a farti tenerezza, come ho detto prima. E questo film, appunto, è uscito il 21, se non mi sbaglio. Oggi è 23, 23. Un film appunto fatto veramente bene, quindi è ancora al cinema, assolutamente appena uscito, quindi andate a vederlo, andate assolutamente, soprattutto se vi piace Michele Ramazzotti, che nonostante cioè, è molto brava ed è anche molto bella, assolutamente, questo non è da negare, e poi appunto è il suo primo film da regista. E questo film appunto è veramente, cioè, mi ha stupito veramente. Non pensavo, nel senso che comunque le opere prime di solito dei registi, casi rari, sono diciamo discrete, non sono ottime, non sono dei capolavori, però questo mi ha stupito veramente. Forse è il miglior film di un regista emergente di quest'anno, veramente. E poi italiano, quindi un po' diciamo diciamo che sono un po' di parte anche italiano, però anche se fosse stato straniero avrei detto lo stesso. Insomma, Felicità di Michele Ramazzotti, anche se di felicità c'è ben poco. ripeto, sono personaggi fantastici. Vabbè, allora io vi ho detto che è drammatico, fa piangere, è un film che fa piangere dall'inizio alla fine, però ecco, Max Tortora ogni tanto qualche battutina, qualcosa così per smorzare un po'. Il ritmo c'è, assolutamente, non è che non è un film struggente, non è un film strappalacrime, è un film che fa riflettere, e forse è lì perché che si piange in questo film. E niente, da vedere. Felicità di Micaela Ramazzotti. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.